Realis Fan Pop 105, popper di casa duo, 24,5 grammi di peso su un corpo appunto di 105 mm. Un popper vero e proprio, quindi una bocca estremamente larga, molto stabile durante la poppata. Come nota negativa possiamo dire che non è proprio un campione di lancio, anche se appunto nonostante questo rimane sicuramente un artificiale cadoro proprio in virtù dell'estrema stabilità che ha durante l'azione di nuoto, e ha un'altra sua virtù che ha è quella di rimanere estremamente stabile, estremamente dritto. Non si verifica quasi mai l'inconveniente che succede spesso in altri popper di ritrovare l'ancoretta di coda, l'ancoretta centrale impigliata nel leader durante quelle che sono le poppate, diciamo, più violente. È un artificiale su cui l'anno scorso, nel periodo delle lampughe, ho avuto svariate catture. È sicuramente un ottimo popper. Tra l'altro tra poco ci sarà disponibile anche la versione 120, quindi 12 cm per 30 grammi di peso, per guadagnare appunto qualche metro in più durante il lancio ad avere una taglia leggermente più grossa. Questa è un artificiale appunto della serie Fan Pop, quindi una serie che è stata concepita per i predatori soprattutto amazzonici. Questo fa sì che venga adottata una struttura, un'armatura interna passante. L'armatura passante appunto può anche essere utilizzata su dei pesci di taglia elevata, come ad esempio il tono rosso, senza avere preoccupazioni di rotture o perdita del pesce.